Ragazzi, un'offerta che non si può rifiutare è completata. Ragazzi e benvenuti in questo secondo video su Mafia Definitive Edition. Siamo al completamento del primo capitolo, quindi un'offerta che non si può rifiutare. Andiamo subito al secondo episodio. Io vi ricordo sempre di iscrivervi per non perdervi nemmeno un video. Ragazzi, iscrivetevi perché stiamo per arrivare a delle cifre assurde. Se già arriviamo a 80.000 iscritti, per me sarebbe un traguardo stupendo. Quindi ragazzi, aiutatemi a raggiungere questo traguardo. Ma intanto rituffiamoci con Mafia perché non vedo l'ora di vedere come continua. Davvero, ragazzi, sono molto, molto, molto curioso perché il primo episodio mi è piaciuto molto, molto divertente, soprattutto con le cose che si dicevano. Qualche parola di troppo, ma ci sta perché capisco. Però, ragazzi, divertente, bello. Voglio assolutamente continuare. Andiamo avanti. Vediamo un po' come va avanti. Vieni qua, cavo, rompiscatole. Brutto, cavo del cavolo. Cioè, il cavo lungo 6 metri di ste cuffie. Ah, sai com'è il secondo capitolo? Un uomo in fuga, sempre nel 1930, perché il primo episodio, ragazzi, era sempre... Dopo la notte con gli uomini di Salieri, tornai a lavorare appena possibile. Ma ero cambiato. I tassisti hanno fin troppo tempo per perdersi nei propri pensieri. E in quelli degli altri. Ehi, tassista! Sì, signora. Che fa? Guida o no? Guido, signora. Guido sempre. Ma che domanda è? Che fa? Guida o no? Che bello, raga, sono libero. Si sbrighi, ho un appuntamento. Mi scusi, signora, ma... Mamma mia, com'è permalosa, signora. Via. Vediamo un po'. Dove la porto? Alla chiesa di San Michael, diretto. Ah. Perché ha messo sta radio? E stia attento. Sto sempre attento. Allora sarebbe il primo. C'è anche il limitatore di velocità? Fatto. Che figo! Non posso andare più di 40 all'ora. No, di 30, credo. Oh, bello. Spenga questo frastuono! Non riesco a pensare. Ma anch'io volevo spegnere la radio, signora. Ma, ah, ok, me l'hanno detto. Perfetto. Spenta. Molto meglio. Prego. Vuole qualcos'altro? Un cappuccino? Vai in chiesa, eh? Vabbè, va. È già domenica? Guardi la strada, lei. Stavo guardando la strada, le ho chiesto una cosa. Adesso disattivo il limitatore e la faccio cagare addosso. Tiè. Disattivato. Beh, adesso eravamo in salita, eh. Vediamo se qua sul rettilineo accelera un po'. Ci farà ammazzare. Lo sapevo io. È tutto fatto apposta per provare poi i tasti. Va bene, rimettiamo il limitatore. Bella questa idea però. Oh. Ma perché è fermo questo? Ma pensate a questo qua, oh. Così si inchioda così in mezzo alla strada. Bellissimo però, guardate la chiesa. Wow, un attimo. Me la ricordo sta parte, o comunque mi ricordo qualcosa di simile. Qua, signora? Sono fermo. Siamo arrivati. St. Michael. Sono 30 centesimi. Le suggerisco vivamente di smettere di fumare nel suo veicolo. Sembra di stare in un posacenere. Certo, come vuole. Esagerato. I soldi, oh. Gli italiani sono tutti uguali. Ma come gli italiani sono tutti uguali? È bella! Senza torna la radio qua. Non mi concentro. Proviamo un'altra corsa. E andiamo così a caso. Trova un altro cliente. Se taccia le strade di Lost Even, bellissimo. Ok, sta chiamando, vai. Vai, bello. Figata però sta parte. Ho
Al museo, in fretta, per favore. Certo. Al museo, in fretta. Tempo rimasto 1:18, togliamo il limitatore e andiamo. Guardate che figo. E a lei che importa? Niente, era solo per parlare. La pago per guidare, pensi a quello. Mamma mia, un minuto, ragazzi, ma ce la faccio? Guarda lì, la grande depressione ha reso la gente più ma che bello! Pia. Tutti una scusa per oziare. Il problema è che non c'è lavoro. Che figata è? Il lavoro c'è sempre, basta saperlo trovare. Ho capito, lei si dà da fare. Non ne vedo tanti di recente. Avevo previsto questa cazzo di recessione. Ho venduto prima del botto, quindi sì, mi do da fare. E oggi si dà da fare guardando vecchi quadri? Ho un incontro di lavoro con un mio collega e comunque non è roba che la riguardi. Quando avrà un lavoro vero forse capirà anche lei. Per adesso pensi alla strada e mi lasci in pace. Sì, sì, ho capito. No, 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 no. Ti prego, riparti, ti prego. Non farmi arrivare in ritardo perché c'ho la polizia davanti, perché sarebbe clamoroso, eh. È su. Ok. Accosti davanti alla galleria. Voilà. Grazie mille, ecco i suoi 50 centesimi. Preciso. Bene. Ci proverò. 50 centesimi? Oggi carico soltanto degli stronzi. Avanti un altro. Ma come? Andiamo, è verde Luigi, ma perché quello lì si è fermato così? Era verde. Eccolo. Voilà. Venga. Dove andiamo oggi? Cazzo, ha un aspetto orribile. Lavoro dalle 5. Lei che scusa ha? L'alcol. Ma non mi dica, dove la porto? Little Italy. La 21esima. Questo ubriaco pezzo. Io non dico agli sbirri quanto ha bevuto e lei non gli dice se supero il limite. Affare fatto. D'accordo. Tocci, guarda lì. Ha avuto qualche buon cliente? Qualcuno. Ma mai abbastanza. Da quando il mercato è colato a picco, la gente non ha i soldi per il taxi, eh? La sola ragione per cui mi sto facendo scarrozzare è perché sono sbronzo. Agli sbirri non interessa chi beve. Pensano solo a chi l'alcol lo trasporta e lo vende. Sì, ma li ho visti torchiare gente per molto meno. Probabile. Se pensano di poterti estorcere qualcosa, sono pronti a usare qualsiasi scusa. Questa città è marcia fino all'osso. Eh già, hai ragione. Beh, ragazzi. Oh, cazzo. Sentire i dialoghi è molto bello, per quello sto in silenzio, ma anche perché è bello anche godersi il gioco. Infatti stavo pensando magari dopo di togliere la webcam, perché alla fine quando entriamo nella storia poi basta, ci concentriamo sulla storia e buona. Voi fatemi sempre sapere nei commenti se vi sta piacendo, se a me sta facendo ridere un casino, perché questo era ubriaco perso. Attenzione però, qua rischiamo. Ok. Attenzione! Ci siamo quasi. Mi lasci qui all'angolo. È ubriaco perto. Mio cugino ha un locale proprio dietro l'angolo. Quando vuole, dica che la manda Lucio. Senza problemi, ok? Grazie. Ci penserò. Allora, ho detto nel primo video che i dialoghi erano bellissimi. Questo ubriaco un po' attoppato. Col doppiaggio, secondo me. Poteva farlo meglio. Però è un mio parere personale, ragazzi. Oh, Gesù, ma che bro! Ehi, amico, ti ricordi di me? No. Oh. Ah, sì? Il signor Morello è contrariato. Non conviene aiutare gli sgherri di Salieri. Ora ti insegno io. Così capirai chi comanda in città. Specialmente quando non camminerai per un po'. Ah, mi piace. Sarà divertente. Prendiamolo. Questi sono gli altri, capito? Noi nel primo episodio abbiamo aiutato quegli altri. Porca miseria, ma sparano questi, oh. Dove vado? Di qua, per forza. Dai.
Ah, porca miseria, porca. Di qua? Bella, zii, dai. Dai, 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 dai. Non mollare la corsa. Ma che caspita? Un pazzo. Via, via, via. Per ora ho schivato tutto, eh. Dai, 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 dai. Ma che ce la faccio, eh? Bella, zii, dai. Ma come fanno questi a sparare mentre devono schivare tutta sta... E mo? Qua dentro? Vediamo se riesco... No, ho sbagliato? Ah no, di qua, di qua. Bella. Dai, eh. Guarda. Sono loro. Come va, ragazzo? Dino, Lu. Siete qui per incontrare il Don? No, noi vorremmo parlare con quel tassista lì. Davvero? Sì. Sapete che è l'autista preferito del Don? Qualsiasi cosa dobbiate dirgli, riferite a me. La metti così, eh? Allora ascoltami, perché non ce ne andremo a mani vuote, te l'assicuro. O forse potesse non andarvene affatto, che dici? Ok, bene. Ci si vede in giro, eh? Andiamolo. Fantastico. Terribile. È il minimo. Forza, andiamo a salutare Don. Don Salieri? Sì. Gli piacerà questa storia. Cosa? Pesante, ragazzi. Pesante. Io non ricordo assolutamente nulla, ragazzi. Lo giocai così e non lo finì nemmeno. E adesso, ragazzi, è molto divertente. È davvero molto divertente. Non me l'aspettavo. Facciamo subito un altro capitolo, ma chi se ne frega. Un uomo in fuga. Completato. Davvero divertentissimo, ragazzi. Ma poi fa ridere anche le battute. Sono belli i dialoghi, sono belli. Una festa infuocata. Sempre nel 1930. È lui? È il tuo nome, ragazzo? Thomas. Thomas Angelo, signore. Frank dice che hai avuto problemi. Sì, signore. Il mio taxi è ridotto abbastanza male. Morello l'ho mandato a cercare dopo che ci ha aiutati. Con questo taxi, tu ci campi? Sì, signore. Vede, io mi sento responsabile. Ti concederò un piccolo prestito, così sistemerai il tuo taxi. Lo apprezzo molto, signore, ma non voglio risarcimenti. E che ci facciamo qui? Voglio dare una lezione ai bastardi che l'hanno sfasciato. Hai sentito, Frank? Il ragazzo mi chiede il permesso di salire sul ring. Sì, ho sentito. Ok, Tommy Angelo. C'è un bar frequentato dai Gorilla di Morello. Poli lo conosce. Tutto chiaro, capo. Bene, vai lì assieme a Tommy. Vicino a quel bar c'è un parcheggio dove lasciano le auto. Voi gliene ammaccherete qualcuna. Manderete a Morello un messaggio. Non renderà la vita difficile al mio quartiere senza alcuna conseguenza. Grazie mille, signor Salieri. Non la deluderò. Ma sei sicuro, Tommy? Ah, Tommy. Quando rientrerai, discuteremo del tuo futuro. Futuro, quello voleva spaccare qui quattro mani. Non conosce nessuno. Quindi fai il bravo. Ok? Certo. Il capo è pronto? No. Dovrai aspettare ancora un po'. Ho la possibilità di guardare in giro. Un tassista.
Don Salieri, le scrivo per esprimerle tutta la mia gioia nel sapere che presenzierà le nozze di mia figlia. La prego di farmi sapere se ha qualsivoglia richiesta. Sarà una giornata meravigliosa e con la sua presenza e la sua benedizione diventerà ancora più speciale e memorabile. Con stima e amicizia, Giovanni Romano. Ci stiamo dando una mano. Ho trovato nulla di valore. Accompagna il capo in macchina. No, io... No, tranquillo, non ti sostituisci. Chiaro. Capito. Sto a aspettare, mi annoio a morte. Mamma mia, non ho fatto niente. Lui chi è? Capisco che problema. È tassista, ti ricordi? Ah. Figurine, sì. Una su 22. Sì. Che figata. Ma le posso vedere? Vediamo, collezione... Cards. Sì, Poli Lombardo, lo Steven. Ok. Ok. Che figata. Poli Lombardo è uno scagnozzo che opera tra le strade e i vicoli di Little Italy, a Lost Even. Irascibile e focoso, gestisce una compatta rete di criminali e informatori fedeli a Don Salieri. Ovunque vada viene accolto dai finti sorrisi di persone vittime di estorsioni e cariche di paura. Solo un pazzo oserebbe contraddirlo. Se passa a trovarti presso la tua attività, non è certo per cortesia, ma per riscuotere. Poli Lombardo, signori. E ci sono anche tutte le altre... Gangster Monthly? Terrors... Quindi figurine, ci sono cartoline, pulp e fumetti. Me ne devo proprio andare. Ok, da questa parte. Prima ci porto da Vinny. È un chiacchierone, ma Frank e il Don lo conoscono da una vita. Ah. Di che si occupa? Andiamo da lui quando dobbiamo occuparci per... Ci lavori pesanti. Lui ci dà gli strumenti adatti per risolvere i problemi. Noi siamo lieti di incassare. Ora dobbiamo andare. Va bene, Poli. Ah, giù lì stanno parlando. Stamattina in centro mi sembrava di vedere poliziotti ovunque. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Pole. Oh, vedrai come canterà. E lui chi è? Vinny, ti presento Tom e Angelo. Dobbiamo fare un lavoretto insieme. Ah, buono, buono. Ehi. Avete bisogno di qualche bel ferro? Nah, dobbiamo soltanto rottamare un paio di macchine. Ho proprio quello che vi serve. Un classico che fa per voi. E se questa mazza non vi basta, mi sono permesso di preparare delle molotov. Ehi, ehi, ehi. State attenti però. Non vorrete dare fuoco ai capelli. Piacere. Attenti soprattutto ai capelli. Fammi sapere se Pole ti crea problemi. Lo raddrizzo io. Va bene. Dopo torna qui se le ragazze non ti hanno terrorizzato. Ci manca qualche venerdì. Ma con l'auto è un vero potente. Lo scemoneto sa far cantare qualsiasi motore. Non so come faccio. Per me è magia nera. Mi fanno ridere un casino, ragazzi. Però... Belli dialoghi. Ehi, c'è il bello! Povero. Che cazzo, Poli? Così mi farai venire un maledetto colpo. Scusami, Ralphie, è soltanto uno scherzo. Spaccato la testa. Stai ancora zoppicando? Allora siamo in due a incespicare qui. Tu non sei come me. Mi hai capito, Ralphie? Sicuro, Poli, sì. Tommy. Tommy Angelo. È un piacere. Come dicevo, Ralphie è un po' fuori di testa, ma portagli un'auto rubata e la farà tua. Io e Tommy abbiamo un lavoretto. Hai qualcosa per noi? Allora ho questo, Poli. Ha ancora dei difetti, ma è ok per la città. Va bene, andiamo. Guida tu. È mezza scassata. E tu, vedete, non fate beccare a Porcera un'altra volta. Ma pare che fa ridere i dialoghi, raga. Un giorno ti taglio i freni, stronzo. Vedrai. Non lo so perché Raff ci ha dato questa cariola. Volevo farti assaporare la bella vita, ma sei finito a guidare un catoccio che potrebbe aver comprato mia madre 20 anni fa. Se conosco bene Ralph, l'ha presa dallo sfasciacarrozzi.
L'auto va bene. Ogni tanto è bello non guidare un taxi. Guarda che puoi pure lamentarti. È un ferro vecchio. Allora, quello nel furgone era whisky? Già, ho un nuovo fornitore. Contrabbandate in pieno giorno? Le solito no, ma era il loro primo carico e gli sbirri sanno di non dover ficcare il naso nel nostro territorio. Vabbè. Morello, il proprietario delle auto che deve bruciare, ha più agganci di noi nella polizia. Ma se faremo attenzione, andrà tutto bene. Tu guardate le spalle. A proposito del caneggio anche arrivato, se ne vuoi una bottiglia, deve solo chiedere. Le teniamo un po' per gli amici. Non bevo molto. Un tempo mi facevo qualche cicchetto di gin artigianale, ma ora ho smesso. Quella roba ti uccide. Non devi più andare alla cieca. Grazie a noi puoi bere roba di qualità. Buono a sapersi, grazie. Non ci limitiamo solo agli alcolici, Tommy. Pensa ai posti che li forniamo. Le ragazze che li frequentano, le tavole migliori, il cibo più buono, le sottane più calde. È uno stile di vita. Per ora penso solo a rovinare la giornata al bastardo che ha rovinato la mia. Certo, certo. E poi, quel genere di attività porta solo problemi. Problemi? Parla quello che sta per dare fuoco al parcheggio di Morello. Ci sei tu a proteggermi. Andrà tutto bene. Se qualcosa va storto, cerca di non farti vedere in faccia. Oppure picchiali così forte da fargliela dimenticare. La vedo malissimo, ragazzi, questa storia. A parte che questa macchina qui in salita fa cagare, cioè... Però... Guardando i dialoghi, ragazzi, non è che mi sta dando molta sicurezza. Guardate che figo. Le industrie. Ma che bello. Vediamo qua a destra. Oh! Mamma mia. Ok. Giro qui a sinistra e vediamo un po' cosa fare con questo parcheggio. Mamma mia, la vedo malissimo. Siamo quasi nel territorio di Morello. C'è un confine preciso tra la sua zona e quella di Salieri? Beh, non proprio. Ogni tanto si prende o si perde un pezzo. Anche se in generale noi ci stiamo little Italy e i suoi lavorano a North Park e dintorni. Tu cammina sul marciapiede sbagliato o nel lato sbagliato della città e avrai subito voglia di essere da una ciabatte. E te ne accorgerai molto prima che iniziano a sbucare fuori dagli angoli per fissarti. Bene. Non ci sono altre visuali. Ah, ok, così la retro, ok. Clacson, ok. Perfetto, dai. Vediamo un po', siamo arrivati, credo, eh. Ok. Ok, ci manca poco. Parcheggio qua. Le scagnozze di Morello sono in prima fila a spassarsela e lasciano le auto sul regio. Sono pigri quei bastardi. Mettono qualche gorilla di guardia, ma sempre pesci piccole sono. Forza, di qua. Vediamo. Tocca a te, distruggigli le auto. Mandagli un messaggio. Certo. Perché vieni anche tu? Così non te sparano. Vedo i nemici lì. Va bene, ora piano. Ce la fai a fare piano, no? Ecco, bravo. Devo tenere premuto, ragazzi. Arriverà il tuo turno. Pesante. Se non metti la testa fuori, non rischi che te la facciano saltare. Ah no, no, non devo tenere premuto, non... Forse è facile. Ma la cavo di stare le persone. Incazzare un sacco di gente in città. Per noi è più tranquillo. Niente, basta che poi si ricordi di pagarmi. Vediamo, passo di qua, Ok. Lui lo distrae. E da dove scendo, scusa? Ehi tu! Ma che cazzo stai facendo? Come sarebbe a dire, scusa? Dino, è stato Dino. È stato Dino? Fammi capire, Salieri ha sparso tutto. Bravo, così si fa.
Fantastico, ragazzi. I dialoghi mi fanno pisciare dal ridere. Ok. Beh, vediamo un poco questa macchina. Ora prendi la mazza e datti una mossa. Ok, ruota delle armi e via. La spacco tutta, porca miseria. Tiè. Oh, merda. Che? Oh. Ehi, lascia stare la macchina. Hai porca miseria. Hai deciso di... Dai, Dom, smetto. Ne arriveranno altri. Porca miseria. Scaldiamo la situazione. Lancio una molotov, scaldiamo la situazione. Ok, proviamo così. Per la molotov, quindi? Ah, figata. Così. C'ho anche questa, chi se ne frega. C'ho anche questa. Non ne ho più. Non ho più molotov. Via, via, via. Come sai che questa è la sua? Ti prende il macchinone. Stai fuggendo che scoprirò dove lo devi. Mi segnalano veicoli in fiamme e stari a North Park. Ah, lui è giù. Porca miseria, stavo scappando di nuovo da sotto. Attenzione a chi portate dentro. Andiamo. I vecchi metodi sono sempre migliori. E dicevano che questa è la macchina di Morello. Dobbiamo squagliarcela prima che arrivino gli sbirri. Ti è piaciuto? Ci sparano, devi scappare! Vai! Vai! Due bastardi! Un momento, gli agenti stanno convergendo. Figata però, ragazzi, davvero. I piedi verdi. Allora, beh, che si fa? Schiaccia l'acceleratore e schizza via tutta birra. Ok, ci sto. Sono incazzata! Ma non facciamole diventare incazzate neri! Pesante qui. Allora, due stelle. Noi siamo molto lontani, però. Non vedo poliziotti vicino. Ce n'è uno lì davanti. Non ci andiamo. Tagliamo di qua. Ok. Proviamo ad andare via. Vediamo un po'. Noi stiamo nascosti, non c'è la chiara. Ce l'abbiamo dietro. Ce l'abbiamo dietro. Eccoli là. Però sono fermi lì sul ponte, eh. Credo che forse l'abbiamo... Ok. Ora restiamo nascoste finché non si stancano. Perfetto, ragazzi. E quindi questa è la macchina di Morello. Proprio rubare la macchina al capo, guarda, era la proprio la cosa migliore da fare, guarda. Poco rischioso, direi. Mamma mia, come l'ho presa questa. Attenzione! Qui via! Ci stanno ancora cercando. Ok. Tutti gli agenti, ricerca sospesa. Ripeto, interrompere. Tutto a posto. Ora rientriamo e parliamo col capo. Perfetto, ma ragazzi. Ieri non aveva gli sbirri sul libro paga. Ma che gente, certo. Ma Morello tiene il comandante per le palle. È come ci aveva detto prima. Praticamente. Allora, com'è stato? Come ti senti? Di che parli? Di accoppare il tipo. Rubare l'auto a Tino. Ti è piaciuto? Sì. Credo di sì. La prima volta non si scorda mai, Tommy. La prima è speciale. Pensi che faccia per te questa vita? Che ti importa? Così, solo per curiosità. Mi piace fare domande. Dubito che tu e Sam andiate ogni giorno a sfasciare macchine nei parcheggi. Ci sono giorni difficili e giorni tranquilli. Sei fortunato, a me non hanno affiancato nessuno. Non hai pestato gli amici di Dino per poi rubargli l'auto? No, mi sono fatto notare rubando le auto. E quando gli sbirri mi hanno baccato, non l'ho mai cantata. Poi un giorno mi sono ritrovato nel piazzale dietro al bar a chiacchierare con Vincenzo. 10 anni dopo, sono ancora qui. Anche se ora devo vestirmi bene e... No, non ha finito il dialogo, lo stavo ascoltando. Vabbè, cosa avrò parcheggiato? Poi un giorno mi sono ritrovato nel piazzale dietro al bar a chiacchierare con Vincenzo. 10 anni dopo, sono ancora qui. Anche se ora devo vestirmi bene e venne un vecchio bastardo. Che è successo alla macchina che vi avevo dato? Abbandonata. Perché? Era un rottame.
Questo è meglio. Un'auto migliore col finestrino rotto. Un po' d'aria, non ha mai ucciso nessuno. Ma che fine ha fatto l'altra macchina? Abbandonata. Mi sta piacendo un casino. Così sembra, sì. Ma chi è? Oh? Guarda che ti stai allargando troppo. Tutto a posto. Com'è andata? Tutto gestibile, signor Salieri. Bene, bene, sedetevi. C'era Morello? Nah, ma si mangerà il fegato quando gli diranno cos'è successo. Gli roderà senz'altro per intere settimane. Vedi, è questa la differenza tra me e Morello. Sono un businessman. È con questa che lavoro. Ogni decisione presa da me è per il bene del business e dei miei picciotti. Ma Morello è una testa calda e tutta quella rabbia lo sta accecando. Lui commette errori, se date matto. Non c'è da preoccuparsi con Tommy, capo. Il ragazzo se l'è cavata alla grande. È un piacere sentirlo. Gli affari sono in crescita, sai. Uno come te potrebbe tornarci utile al bar. Magari qualche consegna per avere pagamenti puntuali, te la senti? Ah, sarei onorato, signore. Bene. Bene. Poli e Sam hanno garantito per te, ma deve capire che qui abbiamo delle regole, quindi ascolta bene. Prima cosa, non imprecare nel locale. Ci sono milioni di parole e chi si ostina a ripetere fottuto questo, fottuto quello, è solo ignorante o pigro. Secondo, noi non trattiamo roba forte, non voglio drogate nel mio quartiere. Che sia Morello ad avvelenare la sua gente se lo desidera. E infine, non creare problemi con gli sbirri. Ne abbiamo alcuni sulle propaga, ma se dovessi esagerare ti cercheranno gli altri, hai capito? Sì, signor Salieri. Adesso voglio chiederti un'ultima cosa, Tommy. Poli e Sam non sono qui soltanto perché sono tosti. Conosco gente grande e grossa più di loro due. E Frank non è sulle propaga perché è sveglio. Anche se coi numeri è un artista. I picciotti che vedi qui sono presenti perché hanno l'unica cosa che mi interessa. L'unica cosa che dovrebbe importare a tutti. Di cosa parlo, Tommy? La fiducia. Della lealtà. Esatto. Se resti dalla mia parte, allora farai la bella vita. Ma abusa della mia fiducia. Don Salieri, non le darò modo di dubitare di me. Allora va bene. Benvenuto in famiglia. Eccellente. Tengo una fame. Luigi, mangiamo. Luigi. Benvenuto. Il barista, Luigi, non è un gran cuoco. Mentre sua figlia Sara, minchia. Ma perché? Ragazzi, spettacolo, veramente. Non mi aspettavo sicuramente tutto questo divertimento nei dialoghi. Ragazzi, è pazzesco veramente. Non vedo l'ora di portarvi altri episodi perché voglio continuarlo anch'io, mi sta facendo divertire tantissimo e boh, non ho parole veramente. Mi piace molto tutto, è normale che io non possa parlare molto o non possa fare chissà che, perché comunque dobbiamo seguire bene i dialoghi e la storia. Però è davvero, davvero bello, complimenti, complimenti per i dialoghi, per tutto, per i doppiatori. A me sta divertendo sentirli e questa è una cosa importante. È una cosa importante, anche la storia è molto bella per ora. Un po' rischioso quello che sta facendo Tommy, però ragazzi, ci può stare, ci può stare. Chissà poi perché si arriva alla scena iniziale del gioco. È quello che noi vogliamo scoprire tutti, no? Io vi saluto ragazzi e ci vediamo nel prossimo episodio con Mafia Definitive Edition.
Un abbraccio, un bacione. Bella.